Bene Brian, altro video, ti ringrazio per la tua partecipazione Grazie di avermi invitato. e lo diciamo anche in questo video. Io sono Carlo Pagliai, ingegnere urbanista, davanti a me Brian Jetto, il signor ingegneria e dintorni, ma soprattutto ingegnere civile strutturista toscano come me, Ah sì. questi maledetti toscanacci. In questo video, l'oggetto invece riguarda più le ristrutturazioni sul patrimonio edilizio esistente, soprattutto sugli aspetti strutturali. Mi piace. Caso, il più classico dei classici è l'apertura, lo spostamento di una porta all'interno del classico muro portante o anche quello che apparentemente non è portante, ma che in verità diventa di irrigidimento. Bravissimo, perché intanto una cosa che ci tengo a dire, nella visione generale delle persone, muratura portante è quella che sostiene qualcosa, un solaio, il tetto, e quindi si ritiene che solo quello abbia una funzione strutturale. E purtroppo rimane il termine struttura portante, però in realtà è quella che hai usato te in fondo. Cioè una muratura che ha una funzione strutturale, che è diverso, perché anche un muro che non porta niente può avere una funzione strutturale e quindi va trattata con le norme per le strutture. Qualsiasi muratura che anche in fase sismica può in qualche modo aiutare la struttura a stare in piedi, detto in maniera molto spicciola che mi piace, allora è portante, è strutturale. Quindi anche il classico che a volte mi chiamano e fanno: no, ma è un muro di 15, non è portante, A non è mattone nulla, pieno. però è un mattone pieno da 12 con 1,5 cm di intonaco da una parte o da quell'altra. Oppure, prima degli anni 50 non c'era questa normalizzazione del mattone pieno da 12, Esatto. doppio 1, e quindi si trovano una varietà incredibile, infinite di tipologie di muratura. Ci sono i mattoni pieni da 10, da 10,5, ci sono quelli che si chiamano a seconda zona gli occhioni, che sono 2 mega fori dentro il muro da 10 più leggero, ma che hanno funzione orizzontale, che hanno funzione strutturale, su cui ci vengono fatti 2 o 3 piani più il tetto. Quindi c'è un sacco di muratura che apparentemente a un occhio non esperto può apparire non strutturale, quindi dove noi potremmo intervenire liberamente senza nessuna precauzione, ma in realtà lo è. E Certo. quindi così vanno trattate. E così a volte ci si scopre che certi muri dove noi pensiamo di avere una libertà assoluta, magari compriamo casa rassicurati da chi ce la deve vendere, che vabbè, non è Non è portante, portante. vogliamo, ci vuoi fare il salotto, apriamo tutto. E poi quando viene chiamato il professionista successivamente, perché non viene mai chiamato prima, viene chiamato sempre dopo, dice: no, ma Esatto. mi dispiace rompere le uova del pianero, demolire un pochino certi sogni, demolire i sogni, non il muro. Ma qui è importante, quindi bisogna stare attenti e ci sono delle prescrizioni. Ok, e quindi è il caso tipico in cui nelle ristrutturazioni del patrimonio esistente si fa la classica cerchiatura, che Esatto. oramai è diciamo molto nota nell'immaginario collettivo perché almeno noi parliamo sempre del contesto e nell'esperienza toscana. Certo, ma questo penso sia una cosa Diciamo, universale, esatto. perché è chiaro, non c'è solo l'aspetto strutturale, le case vanno vissute, cambiano le esigenze, cambia il modo di vivere le case, c'è questa necessità di aprire un po' gli spazi, Certo. mentre tante volte si vedono le case esistenti che hanno questi ambienti chiusi, e io lo capisco che uno vuole aria, qualcosa. Ma si può fare, e ben venga anche per uno strutturista che vede la sicurezza. Non è vero che noi siamo fossilizzati solo sul nostro ambiente, capiamo le esigenze, anzi, mi piace adattare una struttura, mantenerne la sicurezza, ma renderla più vivibile, perché quello è il suo scopo, no? Esattamente. Come dico in molti video, la casa è uno stile di vita. Assolutamente, assolutamente. Si legge molto di una persona da come vive la casa e tutto. E quindi ben vengano le pareti aperte e tutto, ma ci sono delle prescrizioni, ci sono delle Certo. limitazioni, a volte sono proprio geometriche, certe cose non si possono fare. E su questo la Regione Toscana è all'avanguardia, perché ha fatto delle linee guida di interpretazione che non sono norme, ma vengono vissute quasi come Sono caldamente norme. consigliate. Assolutamente, se uno non vuole, diciamo, riscontrare, avere delle brutte sorprese a genio civile dove si viene sorteggiati e si viene detto: no, non lo puoi fare, le devi rispettare. E quindi l'eliminazione totale di un muro non si può fare a meno che uno non vada nell'adeguamento, nel miglioramento. Cioè, Posto che siamo
non tanto in Toscana, ma in tutta Italia, è una terra molto sismica. Assolutamente sì. In più abbiamo un patrimonio immobiliare, soprattutto abitativo e residenziale, molto stratificato, molto complesso, che è stato in qualche modo, come si può dire, manomesso dalle varie trasformazioni, esatto, del tempo. Impiantistiche, perché abbiamo, prendiamo un appartamento che comunque magari ante 42 e che a furia di tracce, controtracce, nuovi impianti. Ma non solo, se io prendo un edificio inizio 900 fino 800 e vedo magari l'intonaco, quei intonaci grossi rifatti, sembra monolitico. Poi se lo disintonaco scopro che l'apertura magari non era nell'angolo, ma c'è una vecchia apertura tamponata ma non ammorsata e quindi completamente distaccata su un altro angolo. Poi magari scopro che i solai erano a un altro livello, perché anche nella storia prima si volevano altezze più alte, poi piano piano per le questioni energetiche che sono abbassate e tutto, e quindi trovo magari aperture tra due piani, trovo una vecchia canna fumaria e quindi mi accorgo che quello che magari mi sembrava una bella parete sismo resistente, strutturale, statica, invece quando vado a togliere di qua e di là, sì, me ne rimane un colabrodo. Allora, su questo ti posso segnalare, a parte che c'è proprio un linguaggio nelle murature, chi dà un esame soprattutto di restauro architettonico fa una serie di proprio studi dove si impara a leggere proprio la stratigrafia delle murature, i materiali. Se ti capita, e ti è capitato, ho visto la pubblicata nel tuo profilo, se capita di poter stonacare un palazzo che magari ha origini anche 700, dove sei, allora lì sta facendo un mondo, perché il Medioevo viveva in una certa maniera, il Rinascimento l'ha stravolto e quindi le trasformazioni si moltiplicano. Tutte le addizioni, addirittura si può vedere che c'è la sopraelevazione, perché esatto, nella muratura c'è la traccia della vecchia falda e la muratura che mi riparte. Assolutamente. Oppure nelle case, perlomeno nella mia esperienza, mi è capitato di trovare delle nicchie murate che erano gli spazi dove mettevano, diciamo, i lumini, cioè sì, le lampade a olio. Il vaso da notte, ci sono state un sacco queste tutte queste trasformazioni qua, che sono affascinanti, per non richiamare gli edifici con installazione medievale. Allora lì vediamo la parte in pietra, poi Firenze, il Rinascimento che cercava a chiudere, esatto, magari a volte gli archi venivano spezzati, gli archi in pietra, maledetti rinascimentali, io sono più medievale di natura. E a Pisa c'è molto questa tecnica, si vede anche nelle facciate, se non siete mai stati a Pisa, oltre per la torre, venite, perché c'è un patrimonio bellissimo. C'è tutta la Toscana, quindi è bellissimo. Io sono convinto sostenitore che è tutta l'Italia è bellissima. Sono d'accordo. Io sono contrario a certi vincoli paesaggistici che in qualche modo sbilanciano certe aree rispetto ad altre. Sono dell'idea invece, cioè, è bellissima tutta l'Italia da un punto di vista paesaggistico. Non riesco a vedere la necessità di dover in qualche modo far risaltare troppo. Ritornando però alle cerchiature. Ok, allora cosa si può fare e cosa non si può fare? Intanto ecco quella signora Marcella di Rovigo, che cos'è una cerchiatura? Allora, cosa significa? Viene chiamata cerchiatura perché quando noi andiamo a eliminare una porzione di muro per fare una nuova apertura, dobbiamo prendere delle precauzioni in modo tale che il comportamento prima e dopo non cambi di tanto. Cosa vuol dire? Cerchiatura perché di solito la cosa più facile per ottenere questo risultato è cerchiare proprio fisicamente con o dei profili metallici questa nuova apertura. Ok, ora il termine cerchiare ci ricorda il cerchio, ma in verità è un quadrato, si fa un quadrato di profili metallici, rettangolo, certo, in base all'apertura. Non si fa a occhio perché ci sono dei calcoli approfonditi, fondamentalmente detto in maniera molto semplice, l'architrave, quello che chiunque te lo mette a prescindere dall'azione sismica o no, serve per portare carichi verticali. I due montanti invece servono per compensare i due ritti, praticamente, esatto, sì, per compensare la perdita di rigidezza e resistenza che si ha dal togliere un pezzo di muro. Ok, detto in maniera molto semplice, quindi diciamo che questo è il metodo più classico. Di solito si usa l'acciaio perché è il modo più pulito, più immediato e meno invasivo, perché di solito questi qui sono interventi piccoli, stiamo parlando non nell'ottica di
fare una ristrutturazione globale dove queste cose qui vengono meno, perché allora si rivaluta e si rimette in discussione tutta la struttura, e allora queste prescrizioni potrebbero anche venire meno. Quindi, per dirla in termini brevi, la classica apertura che mi diventa 2 metri per 2, 2,5 Certo. per 2,5, ecco, si ragiona di questi Sì, termini. non si stravolge l'edificio, si fa qualche apertura in più. Non serve un collaudo, non è un miglioramento né un adeguamento, è l'intervento locale. Quindi circoscritto l'intervento, quindi non bisogna neanche andare a distruggere quello che è. A volte si fa anche con le case arredate, si riesce. In quel caso l'acciaio è l'intervento più pulito, si sposa bene, mentre se noi dovessimo farlo in cemento armato, che viene fatto, si può fare e serve quando magari l'apertura è molto grossa e quindi bisogna contribuire molto con rigidezza e resistenza, Ok, in però termini. comporta dei rischi, no dei rischi più che altro, scusami, delle lavorazioni complicate, perché te pensa, devi puntellare le casseformi, devi gettare dall'alto, ma c'è anche il solaio sopra e Esatto. non lo puoi fare tutto insieme, poi devi inserire delle malte, è molto più complicato, quindi anche più oneroso in termini di invasività e di costi. Ok, ecco, ma in termini proprio esecutivi, allora li facciamo in acciaio, quindi in acciaio possono essere fatte a saldatura, quindi. Esatto, o bullonati. Ok. Allora, in questi casi qui bisogna essere anche un pochino sensibili a chi lo va a mettere in opera. Quindi bisogna pensare a quanto pesa un profilo, la difficoltà di metterlo in opera, perché delle cerchiature, lo dico, non lo possono fare tutto. Ci servono ditte che sanno quello che fanno. Perché il transitorio nella cerchiatura, si capisce, noi Certo. andiamo a migrare i carichi da un muro che per decenni è stato così, e stiamo dicendo sposta i carichi e migrali in altra maniera. Il transitorio è la parte di rischio, Certo. quindi le precauzioni di puntellamento, di messa in sicurezza dei vari elementi che poggiano su quella porzione del muro è Certo, fondamentale. la La cantierizzazione. cantierizzazione è fondamentale e Bene. questo dice tanto su che tipologia di cerchiatura fai. Soprattutto quando siamo a che fare in un patrimonio edilizio storico, quindi si comincia a ragionare di immobili ante 42, quindi hanno tipologie costruttive materiche abbastanza delicate, quindi abbiamo Assolutamente. per esempio sopra e sotto dei solai in legno. Quindi anche lì, bravissimo. Avendo solai in legno, noi sappiamo che quando andiamo ad aprire troveremo il piede travicello. Quindi non possiamo chiudere con un grosso profilo perché andremo a interagire e dar noi al solaio sotto. E a far Quindi incazzare il signor Gino del piano di poi sotto. dobbiamo pensare anche ai problemi condominiali. E Esatto. poi ricordiamo una cosa burocratica, ma che si sposa benissimo con la tecnica. Un muro portante è condominiale. E quindi è bene, diciamo, relazionarsi e chiedere consenso anche Assolutamente. non tanto all'amministratore, ma all'assemblea del Ci facciamo condominio. artefici di un lavoro che non riguarda solo noi, ma tutto il condominio, perché poi il portamento strutturale è globale. Certo. Dobbiamo stare sempre attenti. E poi, a prescindere da questo, è una norma di, anche qui, di buon senso. Coinvolgere, Ma interessare il sempre. condominio non deve essere sempre una norma cattiva, imperativa a dover dire questo o quest'altre cose. Il buon senso In primis. vince Bene. sempre. È la mia sposa. Piccolo consiglio, ma penso che converrai con me, siccome tutte le volte che si modifica una situazione stabile da anni, un minimo di assestamento una struttura in muratura la può dare, quindi Certo. qualche piccola lesione è sempre bene coinvolgere le altre persone, essere disponibili, avvisarle che sarete, che in caso di piccole lesioni non pericolose ripristinerete, ma anche per evitare furbetti, fare una bellissima documentazione fotografica del prima e del dopo, perché Certamente. casualmente qualche furbetto che dice: ah, ma questa lesione qui non c'era e dentro c'è un ragnetto che da generazioni sta proliferando, c'è. Esatto, un po' per filtrare i furbetti e per evitare le eventuali Contestazioni che. contenziosi, certo. Perché noi ci Quindi. assumiamo la responsabilità, anche se si fa una piccola cerchiatura, di tutto il muro. Perché potremmo essere chiamati in causa anche se 3 piani sopra c'è una lesione. Assolutamente. Inoltre, proprio nella fase di cantierizzazione, bisogna che le imprese siano molto attente a evitare, ovviamente, vibrazioni che vadano a Bravissimo. Il disturbare. martello pneumatico su certi edifici non deve proprio stare. Io ci metterei proprio. Tipo quando ci sono gli stalker che dicono non puoi stare più di 5 km, no, da questa persona, ci
certi edifici, ok, per l'aeronautico non può stare più di 3 km, perché certe cose si fanno rigorosamente a martello e scalpello. Quindi le stesse tecniche costruttive e le stesse modalità. Perché è impressionante la propagazione delle vibrazioni dentro la muratura. È mai capitato di qualcuno che fa la strutturazione a due piani di là e voi sentite vibrare? No, ma non so. Quante volte vieni chiamato per delle lesioni? Dicono, ma mi sono venuto fuori lesione, ma dall'altra parte stavano facendo delle ristrutturazioni che magari non interessavano, certo, le strutture. Stavano semplicemente togliendo l'intonaco o spaccando i pavimenti. Ma su edifici in muratura molto sensibili a vibrazioni, tutto questo disgrega, e se c'è già qualche debolezza, le vibrazioni danno un bel colpo. Posto che buona parte del patrimonio ante 50 usava malte spesso a calce, perché ancora di malte cementizie che sono più rigide non se ne parlava, o comunque ci sono murature molto spesso che presentano caratteri di come dire, di scioltezza, ecco, non di buona rigidezza. Ma perché a volte nell'edilizia contadina povera che ci abbiamo da noi, ma da tutte le parti, si murava anche quasi a fango, terra misto calce, o quantomeno, ecco, oltre a questo, l'edilizia rurale, ma l'edilizia anche in alcune parti di alcuni centri storici è spontanea, certo. Si dice la muratura mista toscana è abbastanza scadente. Ci sono altre murature a sacco con la terra dentro, non ne parliamo, quindi bisogna essere molto rispettosi, bisogna valutare. C'è il mio professore di tecnica di costruzione, era provocatorio, abbiamo strumenti ipertecnologici ora per capire la consistenza delle murature, ma a volte per fare una edilizia basta prendere le chiavi della macchina e cominciare a grattare. Se poi con la chiave della macchina fai il buchino nella, te hai fatto la tua perizia tecnica dicendo che la malta non regge e non serve altro. Esatto. Ma perché a volte è così, perché a volte ci troviamo a delle malte inconsistenti dove le vibrazioni avrebbero degli effetti deleteri. Quindi è fondamentale con la ditta essere molto accorti e tutto. A volte abbiamo dei mega blocchi di pietra e lì vanno valutati se rimossi tutti insieme o spezzati. Quindi diciamo che o tagliati, è una... Certo. Un lavoro, permettimi il termine, mi piace artigianale. La cerchiatura è un'opera di artigianato, perché noi possiamo numericamente farla in mille modi, complicati, un sacco di analisi, ma poi quando il muro è spoglio, privo di intonaco e tutto, o troviamo una muratura classica, allora va bene, ma su tante murature strane, che basta andare nei nostri centri storici di tutta Italia... Mi viene in mente Napoli, che hanno la cultura del blocco di tufo. Ma assolutamente sì, ma anche il classico mattone, a seconda dell'argilla e della zona, è completamente un'altra storia. Certo. L'Umbria ha dei mattoni che hanno un altro colore rispetto ai nostri, dipende dall'argilla. L'Emilia ce l'ha rossi rossi. Sanguigni, come il certo, come l'Ambrusco, mi viene da dire. Quindi è tutto, cioè, è un'opera d'arte. Si ricorda come si è detto prima, proprio per l'altissima complessità del territorio e delle sapienze oramai passate, cambia anche tutto l'aspetto, come dire, strutturale e comportamento proprio anche dei prodotti usati nell'edilizia. Quindi allora, cerchiatura in acciaio, abbiamo detto saldata in bullonata. È la cosa più semplice. Poi bullone e saldatura dipende molto dal peso, perché tutta roba che, certo, si fa molto a mano, cosa conviene fare. Solitamente le saldature in cantiere sono più difficoltose, però bullonare in certe situazioni è complicato, e lì dipende anche dal gusto del professionista, che magari, anzi, professionista e impresa che si comunicano e trovano una soluzione che... a seconda meglio tutti. L'obiettivo però comunque è diciamo riportare i carichi verticali e trasmetterli in basso, ma pure di collegare le due porzioni di mura che rimangono a cavallo dell'apertura attraverso efficaci, si dice, ammorsature, quindi risposare tutto bene insieme, certo. E quindi la cerchiatura, diciamo che è uno degli strumenti. L'altro strumento che si può fare è sia architravare, ma consolidare le restanti parti di muratura che rimangono intatte e renderle più resistenti. Quindi sostituire i setti. Sostituire è molto complicato. La cosa migliore è il betoncino. Bene. Quindi impacchettare, si dice betoncinare, intonaco armato, si dice in tanti termini, si tratta di consolidare e rinforzare le murature che rimangono. Sulle saldature hai qualche consiglio o, diciamo, suggerimento da dare? Sulle saldature, allora,
No, bisogna avere un abile saldatore e con l'esperienza si impara a riconoscere un po' le saldature. Non me la sento di dare dei suggerimenti particolari, a meno che non tutti possono saldare. Di solito serve uno circola patentino di saldatore, perché una buona saldatura è una cosa, una cattiva saldatura non ti dà garanzie, poi il brutto della saldatura è che non ti avvisa. È una di quelle rotture dette fragili, quindi è Ok. bene essere molto cauti. E, se vuoi, possiamo dare in maniera molto spannometrica anche delle incidenze, dei costi di quanto può costare un'apertura media. Magari questo video piace a qualcuno che vuole fare degli interventi, sa che è anche abbastanza sostenibile e decide di affidarsi a qualcuno il bravo, Certamente. sia a livello tecnico che a livello di impresa, perché è una cosa che va depositata ed ha una sua prassi, quindi diciamo anche la parte burocratica. Cosa Certo. comporta al signor Rossi che vuole aprire una cerchiatura? Ci sarà la parte comunale, la La parte parte deposito al genio urbanistica, civile, certo. urbanistica, e la parte di cantierizzazione e tutto. Quindi l'iter quale sarà? Quello, vabbè, ci sarà il suo progetto strutturale, la parte urbanistica, Ovviamente c'è il catastale. deposito barra autorizzazione al genio in base alla Certo, zonizzazione sismica. certo. Quindi c'è una pratica in comune, una pratica al genio civile, dopodiché si parte, la cantierizzazione e tutto. Quanto può costare il lavoro in sé? Lo dico in maniera molto spannometrica, perché Il solo costo dell'intervento, senza la l'intervento, la burocrazia. burocrazia si può sparare, ma non so se è il No, non caso. credo, anche perché può essere discrezionale riferita all'intervento Anche stesso. l'apertura, quello che sto dicendo io, non vale per l'apertura di 5 metri come quella da un anno, ma No, non vale quella. anche per due aperture di 1 metro, perché dipende anche in che muro viene fatto e in che zona viene fatto, sono calcoli molto Dipende complessi. anche dalla, diciamo, specifica cantierizzazione, perché Assolutamente, poi. incide tantissimo, Esatto. però un range, una forchetta, io dico che meno di 2500 euro non può costare Per un'apertura che può essere, non so, due una metri e classica mezzo porta, per due e una porta, mezzo. 2500, 6000 euro. Diciamo, solo una porta piccola o anche, No, diciamo. dipende lì, purtroppo è spannometrica questa cosa qua, e dipende molto Perché. dallo spessore del muro, dalla geometria, da quanta è Ok. la muratura che rimane, dalla qualità della muratura. Quindi questo valore che hai indicato vale per l'apertura della classica porta di un metro alta Esatto, 2. quella dell'esigenza proprio per ricavare un bagnetto Perché o una molto cosa. spesso nelle richieste di ristrutturazione c'è la richiesta che venga aperto proprio un vano minimo di 2,5 per 2,5. Quelle sono grandi aperture, quelle va Esatto. visto intanto se si può fare, quanto Primo. rimane di muratura, quindi Bene. fattibilità. E poi quelle costano di più perché più muro tolgo, più devo integrare. E integrare vuol dire più acciaio, più difficoltà di cantierizzazione, più materiale prima. Movimentare. Che altro è difficoltà anche nel movimentare, perché un metro di, chiamiamola, che in gergo viene chiamata longarina, di profilo profilato d'acciaio, vesicchia, ecco. Assolutamente sì, solo il profilo standard più piccolo, che non è detto che basta, si usa per un'architravatura che è l'HA120, pesa 20 kg al metro lineare. Quindi pensate, mi sembra che tipo, poi sale l'HA140 sui 35, comunque arrivare a 200-250 kg di montante, roba, ci si Spalla può svelta, che levare, poi qui magari spalla svelta. è da trasportare al secondo piano di una palazzina del 300, Certo, poi c'è da diventa valutare un se la monoscala problema. ci passa, la Esatto, cantierizzazione, giusto, proprio molto. anche il Quindi trasporto la cifra che ho detto è proprio spannometrica e non si deve sentire con uno massima riserva, fregato, non si certo. deve sentire fregato se dà un prezzo diverso. È una Ok. media così, diciamo, per capire se uno vuole aprire un'apertura quanto gli costa. E poi c'è la spesa professionale e tutto. Tutta roba che però con i bonus di ristrutturazione è almeno detraibile al 50%. Certo. E in cemento armato invece? Il cemento armato ha dei costi maggiori. Intanto come verrebbe fatta? Allora, cosa cambia? Invece di fare. Allora, intanto come viene fatta un'apertura? Perché non l'abbiamo detto, viene puntellato tutto. Ora, se il muro è almeno a due teste, vuol dire che ha uno spessore di 25, la cosa migliore è mettere una doppia cercatura. Prima su un lato, poi sull'altro. Così non esiste mai una situazione dove c'è il buco senza nulla. Non Ok, so quindi se sono stato chiaro. immaginiamo. Così, due teste vuol dire due file di mattoni. Quindi vuol dire che Tu abbiamo dici di spazio per mettere almeno due intervenire, profili ok. Quindi tu dici di intervenire solo su intanto su su un una lato e poi parte, e poi sull'altro. così, di modo che comunque la muratura
diciamo, la parte residuale di muratura continua a lavorare. Sì, è scaricata perché è tutto puntellato, okay. Però è una precauzione in più. Okay. Non sempre è fattibile perché ci abbiamo anche muri da una testa e in 12 cm esatto. Più di un profilo non ce lo metti. Lì quindi il transitorio è ancora più delicato perché okay. A un certo punto noi dobbiamo tagliare prima di mettere il profilo. Quindi puntellamento dei solai che sono di fianco se al setto murario. Bene, perché a volte ci sono le volte e a volte bisogna... sostenere la parte restante del muro con dei traversi puntellati. Ci sono varie tecniche di puntellamento. Sì, sì. Si trovano anche, non l'ho mai fatte, delle sospensioni dai muri superiori, dai solai superiori. Lì i costi aumentano, è molto più difficile, è sempre più facile sostenersi da sotto. Però nell'edilizia storica comunque è un caso ecco che può presentarsi. Ecco perché si parla di artigianato, perché ogni storia ha sé. E se ci sono delle volte... E poi il solaio sotto è idoneo a sostenere il carico in più che gli stiamo dando? Sono tutte valutazioni che vanno fatte puntualmente. Bene, molto bene. Quindi valutazione di natura discrezionale che lo strutturista deve fare certo. Insieme all'impresa, perché è un gioco di squadra. Bene. Dicevamo in cemento armato. In cemento armato invece la cosa è diversa. Allora, ci sono due tipologie di cemento armato. Quelle che l'architrave è previsto sempre in acciaio, che okay. Sono quelle che io prediligo, quindi miste diciamo, montante in cemento armato, sotto in cemento traverso armato, cemento armato. E montante e traverso superiore in acciaio, quindi tre in cemento armato e il sopra in acciaio che io preferisco, altrimenti ci sono, perché almeno intanto uno mette il profilo, fa solamente la traccia per le due pilastri in cemento armato, arma e getta dall'alto, perché si capisce che più ci si sposta in alto è più difficile gettare. Sì, anche perché da qualche parte c'è storica. Ora, se in genere ci sono altezze anche molto alte, però ti puoi imbattere anche in appartamenti che invece hanno un'altezza ridotta. Certo. E poi secondo dei calcoli magari hai bisogno di un profilo molto alto, poi non andrei mai sotto solaio troppo perché dovresti stuzzicare troppo direttamente i solai. E a volte se uno volesse fare il cemento armato, a volte bisogna forare il solaio sopra per gettare proprio fisicamente il cemento sotto. Certo. Okay. In effetti non è che si può prendere col bicchiere. No, poi pensate che lì non ci puoi arrivare con la pompa a seconda no. Come. A volte va fatto col secchiello, quindi... Diciamo quello che magari può essere, cioè, si va ad aggravare una situazione certo. Di cantierizzazione. E l'altra tipologia invece abbiamo è detto il consolidamento del miglioramento delle murature perimetrali. C'è sempre l'architravatura metallica, l'architrave serve sempre, fondamentale. E l'intervento di solito è il betoncino armato, può essere a base di cemento o a base di calce. Se è a base di cemento si tratta di mettere una rete retrosaldata di qua e di là, inserire degli spinotti che le due collegano e poi fare due intonaci armati in base a cemento dello spessore che può variare da 2,5 cm, 3, 4, quanto è necessario il calcolo. Così si ottiene un muro più largo, è molto efficace sulle murature a sacco perché le racchiude, le confina. Quindi una sorta di sandwich, se mi esatto, puoi... viene chiamato impacchettamento proprio perché okay. È un sandwich, bravissimo, esprime benissimo. E questo, vedete, io creo due pareti più forti e questo sopperisce. Però il betoncino armato a base di cemento ha dei difetti. Uno perché il cemento e la muratura si sposano male. Esatto. Due perché non la fanno traspirare. Tre perché assorbono l'umidità e quindi se ho dei problemi di umidità di risalita mi può portare problemi. Se siamo al piano terra, se certo. Siamo terra. Poi dopo non ci pianti neanche più un chiodo perché è un elemento di cemento. La traccia. Diventa la traccia complicato. A parte le tracce comunque andrebbero... Vanno previste prima di farlo perché dopo diventa problematico. Ok. Però ci sono anche altre opere più moderne. Ci sono i betoncini a base di calce, non posso più usare il ferro perché calce e ferro non vanno d'accordo. Esatto. Però ho le reti in fibra, ho l'acciaio... passivato e uso delle malte di calce che sono anche più rispettose soprattutto sugli edifici storici. Infatti, e quindi... E vengono più accettate anche dalla sovrintendenza ovviamente. Infatti, perché alla fine è un materiale che è più compatibile con l'edilizia storica. Assolutamente. Sicuramente in Toscana, certo. come patrimonio. Non c'è una sola mera questione strutturale, ma bisogna essere sempre rispettosi della cultura e tutto. Tradizione che si mescola a tecnologia. È una cosa, un mix che a me mi fa impazzire. Cosa che da una parte anche la burocrazia ci mette spesso quando la senti, il rispetto delle caratteristiche tipologiche ma e certo. Formale e materiche nella paesaggistica uguale, quindi
puntualmente. Questo non vuol dire rinunciare alla sicurezza, vuol dire prendere strade magari più complicate e raffinate per arrivare comunque alla sicurezza. Bene, e come costo nella versione cemento armato e quelle a betoncino? Si va difficile, allora il betoncino, parlo di prezzi toscani. Ok, giusto. Perché la Liguria ha un prezzo, l'Emilia non ha, quindi stiamo parlando di prezzi toscani. Questo vale anche per quella in acciaio. Assolutamente. Per la sua esperienza in ambito toscano. E il betoncino al metro quadro può avere un prezzo di 60-80 euro al metro quadro, compresa le due facce. Quindi dipende tutto dalla geometria, è difficile dirlo. Io penso che alla fine il costo è sempre quello. Ok. Quando si usa il batte di calce costa un po' di più perché sono prodotti più avanzati, le fibre di carbonio, fibre di vetro, le reti, queste qui che si vedono ora molto nella strutturazione, hanno un prezzo maggiore. Tutto sta nella sensibilità di capire dove bisogna usare cosa. E in calcestruzzo armato? Non te lo so dire, dipende troppo dalla cantilizzazione, dalla difficoltà della messa in opera, però è sensibilmente maggiore. Diciamo molto personalizzato di volta in volta. No, certo. È un lavoro di artigianato. L'apertura, perché va studiato rispetto a tutte le particolarità della situazione, e quindi è proprio artigianato dell'ingegneria. No, non lo puoi, anche se ci sono i programmi di calcolo che lo fanno, standardizzare. È un qualcosa, ma è proprio la ristrutturazione in Italia che non si può standardizzare, però sì, proprio la varietà. E tra l'altro la ristrutturazione in Italia confida molto nella cultura della variante in corso d'opera, cosa che invece bisognerebbe, diciamo, ridurre sempre di più il margine che in genere si lascia alla variante e anticiparlo. Non è una scusa per non fare le giuste analisi iniziali, perché in un edificio esistente la sorpresa in una ristrutturazione c'è, margine, certezza, e quindi c'è. L'importanza della direzione lavori che puntualmente adatta il progetto alla realtà delle cose è fondamentale. È l'importanza della direzione lavori e del, diciamo, collaborazione fra impresa e direzione lavori nello scambiarsi informazioni e rispondere puntualmente alle varie modifiche da fare è fondamentale. Non deve essere una scusa al dire tralasciamo tutto dopo, perché a volte se no si rischia, come succede, chi è che non ha un amico che dice guarda, ho iniziato le strutturazioni ma mi hanno detto che devo spendere 10, mamma mia, ci ho speso 80. Quello non è una sorpresa, quello è sul piano andare dei costi, a casaccio. Sul piano dei costi, sul piano sempre burocratico, vanno a braccetto queste due cose. Può succedere che hai bisogno di fare una variante, sei in zona paesaggistica o peggio ancora hai un immobile che ha un vincolo di natura storica, architettonica, e allora una variante mi costringe ad avere una, ottenere una nuova autorizzazione, quindi stop del cantiere, insomma, sono situazioni spiacevoli, ma veramente spiacevoli da un punto di vista urbanistico. Posso fare un po' di pubblicità? Prego. Progresso? Assolutamente. Parlo di moda ora, tante pubblicità, è molto facile strutturare, basta fidarsi a noi, tutto a posto, ti dicono anche il prezzo al metro quadro e la fanno tutto facile. Secondo me ristrutturare non è per niente facile, perché ci sono mille trappole pronte a prendere e trappolare lo sprovveduto. Diciamo meglio. Può diventare facile ristrutturare. Può diventare facile. Con dei giusti alleati. Se fai un intervento, se pianifichi bene tutto, ovviamente gli imprevisti in cantiere ci sono, per carità, però se previene quanto più possibile le incertezze che possano derivare. Questo sì, ma lo è soprattutto in un patrimonio complesso e stratificato come quello italiano. Certo, quindi quello che volevo dire io è quando è che può diventare facile? Affidandoti a una persona che non ti fa sembrare tutto facile, ma ti analizza lo stato dei fatti reali, magari metaforicamente dandoti anche un pugno nello stomaco dicendoti guarda che devi fare queste cose qui. Anche se non ti piace sentirtelo dire, i tempi sono questi, non puoi far finta di nulla, gli interventi sono questi, però ti permette a te di scegliere, perché ora come ora nel tendere a voler far tutto facile, poi è una tattica subdola. Io intanto metto il piede in cantiere, poi i problemi te li dico dopo, ormai ci sono dentro. Lo so, poi possono anche qui emergere spiacevoli situazioni di contrasto e possono sfociare anche in contenziosi e possono peggio ancora
fa saltare una situazione finanziaria, perché c'è una pianificazione economica di un intervento e che può in qualche modo far andare alla deriva il progetto, ecco, questo esatto. Sì. Va bene Brian, direi che abbiamo dato una serie di indirizzi, di suggerimenti relativi alla cerchiatura. Io ti ringrazio ancora per la tua partecipazione. Grazie a te di avermi invitato e poi è sempre un piacere parlare con te. Se ti volessero contattare? Se mi volessero contattare c'è il mio blog che è www.ingegneritorni.com. C'è la pagina Facebook, oppure, ma già da lì riescono ad arrivare anche a me, anche professionalmente. Molto bene. Allora, ancora grazie, un saluto da Carlo Pagliai e Brian Aglietto. Alla prossima. A presto.